Rocco Casalino, il cosiddetto portavoce di Conte, ieri ne ha combinata un'altra delle sue. Dopo aver espresso disprezzo per anziani e disabili, come se fossero uno scarto della società, ieri ha sostenuto che chi ha un parente disabile dovrebbe nasconderlo agli occhi degli altri, come se fosse una vergogna da tenere per l'appunto nascosta. Allora Casalino deve sapere che chi ha un parente disabile, chi ha soprattutto un bambino disabile, conosce la difficoltà, ma anche la gioia di vivere insieme a lui in mezzo alla società, di costruire per lui un percorso naturale intorno a sé e per gli altri. E questo è parte di quel percorso di civiltà che anche nel nostro paese è stato costruito da chi ha la sfortuna ma anche la gioia di avere in casa un parente disabile. Allora Casalino faccia una cosa, si guardi allo specchio e riconosca che l'unico disprezzo che deve provare non è per i bambini disabili ma è verso se stesso. E infine, ma cosa deve fare ancora Casalino per essere cacciato da Palazzo Chigi? Ogni giorno la sua presenza al vertice delle istituzioni italiane è un insulto per tutti noi. Davvero, a questo punto Casalino se ne vada. Conte firmi quello che vuole, gli dia quello che pretende, ma lo mandi via. Perché, lo ripeto, ogni giorno che passa, ogni frase che Casalino pronuncia è un insulto per tutti gli italiani, comunque la pensino.